Affirmative. I don't know why he's talking to a tree. Come on! Nay! I mean, it's alright, like... Overrated it! Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di King Rush Frontiers. Oggi siamo sulla nuova campagna Valley di Crimson, si intitola questa tappa. E come possiamo vedere abbiamo trovato i Templari. Allora, sono sempre quelli di Assassin's Creed, però per me non è che siano un granché, perché se vi trovi a militare non è proprio un granché. Allora, questa tappa l'ho già fatta, però mi sono scordato di registrarla. Allora, vengono dei ragni, quindi non è un problema. I ragni non sono proprio un grandissimo problema. Mandai subito altri qua. Proprio non sono difficile. Allora, c'è questa, come si chiama, Spare Main, dove escono questi ragazzi super forti, davvero. Fanno più danno di Aller, che vi rendete conto, cioè quanto sono forti. Allora, qua la tattica proprio per vincere al 100% è solo Torre dell'Arciere più questi ragazzi qua proprio dovete mettere. Cioè che sono fortissimi, intanto a parte che le scimmie spawnano dagli alberi e poi lancio delle banane. Cioè, proprio una cosa fuori da testa. Poi le banane lì buttate, molto belle. Infatti vedete, un'altra banana, wow, pensavo che esplodessero, se no scivolassero i ragni, prendessero danno, invece niente. Cioè, è proprio peccato, proprio. Perché io dicevo, dai, mi danneggio, fanno qualcosa, ci aiutano, niente, non fanno niente, schifo, fanno cagare. Allora, come potete vedere, dalla sinistra ci voglio attaccare subito con schia Rain of Fire, che con schia puliamo il tutto. Ora verranno questi qua, che con schia Savage Warrior. Che, allora, prendo danno da tutto, però, allora, sono con velocità normale, come potete vedere. Però sono cannibali, quindi, però, allora, sono cannibali, sì. Allora, mangio i militari, mangiandoli, recupero la vita, una cosa proprio brutta. Cioè, questi sono cannibali, quindi, però, all'inizio pensavo che questi qua mangiavano anche i propri alleati. Invece no, mangio solo i militari, cosa che va bene. Non mangio i rinforzi, nemmeno con gli omini di sabbia, nemmeno con gli eroi, non lo mangeranno mai. Non so perché, però credo che hanno i loro gusti, sinceramente detto. Cosa brutta però, vabbè. Allora, non so se l'avete notato, ma ci sono delle croci di Dio buttate a terra. Secondo c'è, come si chiama, questo qua, questo tipo qua. Proprio molto bello, non mi ricordo come si chiama, tipo... Cavolo si chiamava. Vabbè, non mi ricordo, allora era di un film, ma non mi ricordo. Predator, ecco, era Predator, che bello. Credo Predator, poi buono, non mi ricordo bene. Intanto vedete, le ragazze sono fortissime, intanto leggete solo la vita e il danno. Fanculo con lo scudo però, oh. Gente, il danno non si batte qui. Aller che arriva qua, cioè, rendetevi conto da soli quanto è forte, quanto sono forti questi ragazzi. Secondo, dovete subito maxare la torre, che danneggia molto, proprio molto. Allora, secondo qua mettiamo subito un mortaio, perché più in avanti i ragni aumenteranno di quantità e quindi... Giustamente il mortaio livello 4, come sappiamo, diventa quella pressa lì che poi fa danno ad aria, una cosa super forte. Mettiamo subito il meteoro, ripuliamo tutto. Anche se dovevo buttare prima il meteoro, poi chiamare la prossima ordata, così almeno mi si ricaricava subito. E potevo, come si chiama, buttare subito il meteoro anche il prossimo round e fare sempre così. Perché questa è una tecnica molto buona. Come viene il prossimo round, cioè la prossima ordata, prendete il meteoro e buttatelo proprio subito. Buttate, che è una cosa super buona. Poi come richiamate la prossima ordata, vi si ricarica perché vi toglie il tempo, cioè 35 secondi. Che è molto buono, che è proprio buonissimo. Butto rinforzi alla destra anche se non servirebbe. Ma dei Alleric a combattere, più portiamo la torre a livello massimo. Allora dobbiamo passare, proprio mettere tutte le torri, tutte. Allora qua, allora questi qua prendo danno da tutto. E quindi sarebbe anche buono un mago. Mentre i ragni hanno high di scudo. Più con lo scudo blu. Allora, lo scudo blu vuol dire che questi resistono alla magia. Quindi la magia non gli fa quasi niente. Anche se portate il mago livello 4, cioè non succede proprio niente a loro. Ma proprio niente. Niente, capito? Niente, cioè, assurdo. E vengo solo delle api 15, che non sono un problema molto grande. Perché le api non sono proprio nessun problema. Non è un problema ormai. Perché, allora, il problema vero è quando viene la queen. Quello è un vero problema. Perché quella non riuscite a fermarla, Perché si duplica, allora, fa uscire 5 bambini. Allora, tu mi spieghi cosa, perché 5 bambini. Allora, ok che sei lenta, hai un sacco di vita, come faccio a fermarti? Solo il mago la può fermare, quella qui, giuro. Solo il mago. Il resto non riescono. Intanto, aspettiamo che questa horda se ne vada via. Intanto, le scimmie passano, come se fossero con schiena autostrada, roba del genere. Proprio loro sono nel loro habitat naturale. E guardate quanto sono felici. Mamma mia, un'altra banana.
Intanto gli uccelli volano, boh, tutto così. E vedete un'altra scimmia che deve passare, ma io boh. Sono proprio nello habitat naturale. Ok, perfetto. Allora, Savage Warrior, ok, li lasceremo arrivare. Come potete vedere dal basso sta arrivando questo qua che sta distruggendo tutti gli alberi. Questo sarebbe un dottore che cura, come si chiama, i suoi alleati. Li cura mentre stanno combattendo e recupera un sacco di vita. È un dottore alla fine, perché non è che ci voleva tanto ad arrivarci qua. È un dottore molto scarso, proprio scarsissimo. Anche lui non aveva di scudo, che al momento riesco a prenderlo. Però è non, perché è scarsissimo. Lui non, era, lui non è cannibale, è una cosa molto buona almeno. Intanto verranno due dottori se non sbaglio, che non è proprio un grandissimo problema, chissà che è mortale. Infatti, ora, come potete vedere, non fa un sacco di danno e ha un sacco di vita. È un dottore, quindi curerà proprio tutto il suo gruppo di schifo che... Questi qua Savage Warrior che stanno arrivando, figli. Non è un problema, allora sono dei selvatici, questi sono tutti selvatici, vedete? Wow, quanto è bello, intanto questo sta per morire, è una cosa molto buona. Allora, quello che dovete maxare per conseguire questo livello, dovete avere meteore al massimo, più come si chiama, con le ultime stelle rimaste, mettete tutte sugli arcieri, sulla torre. Perché è una cosa suprema, poi diventa, cioè, guardate quanto sono lama, sono le torri. Guardate quanto danno li fanno, cioè, li proprio distruggono. Uno sono fast, tolgo 16 su 25. Cioè, le stanno crivellando di frecce, palese. Li proprio sono morti quasi. Andrea Alleric a combattere contro il dottore, meteore e chiamerei la persona data. Come vedete, ha tolto 27 secondi, cioè, buono. Questo, allora, così, le meteore, per caricarsi del tutto, ci vuole 60 secondi. Loro ogni volta che ti tolgono questi 30, 45 così di secondi è molto più buono. Così se viene tipo, che ne so, le volpi o roba del genere, subito buttate meteore e finita là. Finita là, pulite tutto, perfetto. Proprio così. Intanto il mago che li headshotta proprio in colpo, una cosa molto bella davvero. Alleric che fa la sua super mossa Fury, cosa buonissima, buonissima. Miglioriamo subito le torri, perché qua si avvicina un po' vicino al Mortai, che non va bene. Non va bene proprio. Allora, dovremmo anche vedere come sono questi templari. Intanto stanno arrivando due dottori, mandare Alleric a combatterli. Alleric sopravvive, perché uno ha medio di scudo, fa un sacco di danno, sopravvive e non morirà, credo. No, 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 non muore, non muore. Ce lo sta proprio distruggendo. Poi Furly gli toglie un sacco di vita al dottore, oh. Davvero, su qualsiasi nemico Furly gli spacca il sedere. Furly gli spacca tutto. Allora, la prossima ordata dovrebbe venire circa ora proprio. Vediamo. Allora, il dottore sta per passare, quindi una cosa che non va bene, non va bene. Troppi dottori, direi, troppi dottori. Subito le meteore per ripulire il tutto, perché è perfetto. Allora, come potete vedere, Gigant Vesp, Gigant Vesp, Gigant Vesp. E lasciare venire proprio paura o problemi del genere. Direi subito la torre, per lo massimo. Come potete vedere, le torri proprio stanno crivellando di frecce, cioè li distruggono. Perché questi hanno 60 di vita, 80 scusate, 25, questi 25, poi buttano le frecce peggio di non so cosa. Poi in tre che sparano con una vespa li distruggono. Anche se sotto c'è, come si chiama, una torre e un mago, cioè li distruggono, perché il mago toglie un botto, toglie 60 su 120, cioè li distruggono proprio. Quindi nessun problema ragazzi. Allora io me la giocherei così proprio. Mettiamo solo torri ormai, torri. Dovrei migliorare il mortaio, perché dalla destra un altro di quei dottori verrà a rompere tutta quella roccia, per poi fare un'altra via e rompere le palle, sempre così. Allora, matricola e gigante spada. Allora, matricola è un grandissimo problema. A parte che resistono sempre alla magia, però questi fanno dei bambini. Come vedrete, lo spawnerà un nuovo. Ecco, ecco l'uovo. E usciranno tre bambini, che sono super veloci, a parte che muoiono subito, però sono super veloci. Questo è il problema. Questo è il problema. Se voi avete militari livello 1 che hanno già perso la vita per colpa delle matricole, cioè il ragno grande, questi ve li spaccano, quei, come si chiama, i vostri militari livello 1 e passeranno straveloce. Tipo, pensate di avere la torre livello 1. Muoiono, muoiono, easy, finita là, finita. Intanto questi ragazzi sono super forti, quindi dovete subito spendere 75 centesimi su di loro, proprio subito. Subito proprio. Allora, migliorare subito questa torre a livello massimo. Mettere un altro arciere qua. Subito questo, perché questa parte è tutta archer. Archer, proprio questa pronuncia inglese, non l'ho sentito proprio. Mamma mia, quanto è buona. Intanto mandare Alleric più in avanti. Le ragazze se posso, sì. Perfetto. La torre dell'arciere che le prendo. Metterei un altro mortaio però, perché qua così ci puliscono tutti. Intanto stanno passando, cosa che non va bene. Metterei subito con dei rinforzi. Subito mettiamo i militari che ci aiutano.
Allora, teoricamente non dovrebbero passare perché anche la torre ci fermerebbe insieme ai militari. Allora, Alaric li sta combattendo, gli sta spaccando il sedere, anche se tolgo un bel po' di vita. Infatti si vede che Alaric sta prendendo subito la vita, proprio easy. Perché anche la torre non è che lo sta aiutando, perché io l'ho mandato più in avanti, fuori dal suo range, quindi non è che può fare chissà che. Nel mentre Alaric butta, allora intanto buttiamo subito ancora il meteore. Cioè, è la cosa bella, ho buttato due volte il meteore in un round, è una cosa molto bella. Migliorai subito come si chiama i templari. Così potete, cioè i templari, i militari, così potete vederli. Ecco, vedete che stanno già arrivando. Come si chiama dalla destra, quindi avevo detto un dottore che rompeva le palle. Allora, i templari. Vabbè, lasciami rimettere. Allora, Alaric, come devo quella parte? Perfetto. Allora, i templari, 250 di vita più 230 di danno e medio di scudo. Allora, sembrano buoni, sembrano. Però ora che intanto li abbiamo creati, perfetto. Sono molto forti, lo dico anch'io. Sono molto forti e sono buoni. Allora, guadagnano vita. A parte che sono più forti di Alaric. Guadagnano vita, arrivano tipo a 350. Sì, 350 arrivano. Che è molto buono, molto buono. Più, allora, hanno questa abilità, questo di... non devi passare giù. Allora... Arter Strike, che come si chiama, viene questa abilità che gli fa come si chiama la spada tutta rossa, che quando la sbatteranno in faccia a qualcuno, proprio sbatteranno o la lanceranno contro qualcuno, farà più danno, cosa molto buona anche. Poi c'è questo qua che non ho proprio capito, però credo che... aspettate, Temple Have... allora, barano, tipo credo che fanno, come si chiama, nel primo tempo faranno un po' più danno e prenderanno meno, come si chiama, danno anche loro, perché citeranno. C'è scritto cheating, vuol dire proprio barare, barare, citare. Quindi sempre riparare, stiamo lì proprio. Vorrei avere 250 monete per farvi vedere questo Artex Strike, che è molto buono, molto buono. Dato i templari che se li tengo così facendo i fighi, sì sì, proprio fighi. Che poi siete fatti aprire degli Assassin Guild, scarsi. Perché gli Assassin Guild, allora, a me piace una cosa, io volevo creare gli Assassin Guild, però devo mostrarvi anche i templari come sono. I templari sinceramente a me fanno cagare, perché? Perché gli Assassin Guild possono counterare gli attacchi. Loro countano gli attacchi, quindi prendo meno. Allora, non prendono danno all'attacco che il nemico sta facendo a loro. Ne sopravvino all'attacco quello là. Più rubano le monete, quindi fanno soldi. Più hanno quell'attacco speciale lì, come si chiama, di Snake. Si chiama Snake. Attack Snake. Che è molto buono. Anche quello è molto buono. Non è da sottovalutare quell'attacco. Quindi io dico per questo motivo più, perché loro anche se hanno tanta vita hanno medio di scudo. Ma non serve a niente, perché basta che viene, che ne so, un executor che è molto forte, li distrugge, li apre proprio il sedere a questi, li apre. Intanto come si chiama, sotto li stanno proprio crivellando, vedo il dottore sta per morire, non c'è un altro lato, andato, buonissimo, migliora subito il mortaio, arriva al livello massimo, intanto abbiamo 164, 179, quasi siamo arrivati, buttare subito il meteoro perché si stanno proprio ammucchiando. Dovrei aver pulito quasi tutto. Allora, questo dottore non vuole morire. Però guardate che lancio le tre palle e dovrebbe morire. Farei un altro mago subito all'istante. Così viene subito. Proprio così subito muore. Che sarebbe meglio. Mettiamo questi rinforzi. Alaric ha creato questi schermi di sabbia. Subito. Chiamiamo la seconda ordata. Che seconda sarebbe la dodicesima. Però vabbè. Dovrei migliorare come si chiama. Il mortaio per portarlo a livello 4. Intanto mi si sta rompendo la voce. Ok, ora così va bene. Da sotto stanno venendo un po' troppi. Un po' troppi. Un po', Possiamo già notare che ci sono anche molti dottori. Cosa che non va bene. Non va bene. Li stanno crivellando di frecce. Come potete vedere abbiamo fatto una bella trappola, perché abbiamo le torri, le tre torri che stanno crivellando quelli, però non va bene. Subito meteore, li puliamo subito dai dottori. I dottori non vanno bene. Sono troppi dottori, Allora, quindi mortale livello 4, come avete visto, serve molto in quella zona, perché così non dovrebbero passare, perché sono anche molto slow, sono proprio lenti. Come si chiama? Savage si chiamavano. Sì, Savage. Quindi sono, alla fine sono dei selvatici. Inizia lo dottore del cavolo che li cura, che fa sempre arrabbiare, che li cura, perché gli dà un bel po' di vita. Vorrei farvi vedere il dottore mentre cura questi qua, però vediamo se riesco a farvi vedere così. Sì, vedete, sta curando, li ha curati, che non va bene. Infatti questa trappola è molto buona. Facciamo subito con schermo mortale livello 4. 300 euro per fare con schermo il coso labico. Coso labico, full blast.
Terra di Love, chiamiamolo. Proprio ormai io l'ho deciso. In questo episodio chiamerò Terra di Love. Terra lavica, terra lavica. Molto bello, come termine, eh. Vorrei mettere come schiena di Assassin's Creed qua. Perché non mi fido, non mi fido. Che non mi fido, allora. Ripuliamo il tutto, chiamiamo la prossima ordata senza leggere. Già che stanno arrivando in matricola non va bene. Perché matricola sono un bel po'. Cioè un grandissimo problema. Perché sono difficili anche da fermare. Secondo, vorrei fare come si chiama il barrage. Che è molto buono il barrage. Miglioriamo subito. Allora, ne ho messo su una torre che non va bene. Perché voglio mettere su tutte le torri. Così almeno crivellano tutti e li finiamo proprio in 5 secondi. Peccato che non viene nel range. Dovrei spendersi 100 euro per farlo arrivare. Ecco, perfetto, già sparati. Proprio avete visto la matricola come morto qui. Cioè fanno un bel po' di danno, Fammi pensare. Vedete che come si chiama il mortaio qua serve. Perché i figli non è che hanno un sacco di vita. Vedete, 25 di vita, che schifo. Questo fa 25 di come si chiama danno più basso. Quindi è ovvio che li distrugge. Miglioriamo subito le torri, 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 perfetto. Ma dovrei migliorare anche come si chiama i militari. Intanto stanno venendo molti dottori che hanno come si chiama 60 di vita, che non va bene. Non va bene. Fermiamoli. Perfetto. Teoricamente dovrebbe morire. Sì, è morto, morto, morto. Subito come si chiama le meteore. Ripuliamo il tutto. Lasciare che come si chiama le matricole finissero. Stanno arrivando altri dottori, che non va bene. Migliorerei subito le torri. Allora, come possiamo vedere, ci sono Gigant Vesp e Vesp Queen. Quello è proprio un grandissimo problema. Vesp Queen è difficile da counterare, ve l'ho già detto. È già difficile, infatti, nelle zone in cui deve venire, ho messo dei maghi, che i maghi sono molto utili. Allora, stanno venendo un sacco di vespe. Questa volta stanno venendo proprio una dietro l'altra, che non sono manco poche, perché venivano distanti, tipo non so quanto. Mentre ora sono proprio attaccate, una dietro l'altra. Migliorare subito come si chiama... il falco, mettere subito il falco, infatti lo danno è aumentato, mi sembra. No, no, il range, range. Perché qua c'è scritto che aumenta anche il danno a volte. Critical tal. Aumentato il range, dovrebbe prendere chi vuole. Infatti, vedete. Ha preso alla destra quelli là che erano lontanissimi, però almeno li ha presi già tanto. Oh no. Sta arrivando a Vesp Queen. Allora, anche dalla. Come si chiama? Da sopra e dalla sinistra stavano arrivando. Però li hanno distrutti, li hanno distrutti. Allora spero che il mago faccia con scheletre palle per lanciarle e distruggerlo. Invece no, sta distruggendo normalmente, cosa molto buona anche. Mi va bene anche così, mi va bene anche così, signore. Voglio migliorare come si chiama, questa torre, portare il falco a livello massimo, così anche il mago di sotto avrà un range più grande, ci spero. Intanto con il mago accanto a lei ha fatto un range abbastanza grande, molto buono. Alleric non devi stare qua, devi andare alla destra ad aiutare i templari. Che hanno bisogno del tuo aiuto. Allora mi ricordo che in questa mappa si poteva fare la missione Alibaba. Che consiste con gli assassini. Gli assassini guild. Di fargli rubare 10.000 monete. Cioè non so se avete 10.000 monete. Cioè quelli di King Rush Frontiers non so perché hanno fatto questa missione. Cioè sono dei pazzi a parte questo. Però 10.000 monete sono tantissime. Quindi al posto delle torri il mortaio. E il mago, dove mette solo come si chiama i militari. Solo i militari. Cioè, capite la situazione qual è. Quindi, non è abbastanza facile completare tutti gli archivi di questo gioco. Molto difficile. Intanto abbiamo creato gli Assassin's Creed. Perché forse sono qua, vedete quanto sono belli. Guardate come corrono, quanto sono belli. Ma andai subito sopra, anche se so bene che quei ragnetti là non vanno bene. Stanno per finire il tutto, ok. Prendo un'altra torre per sicurezza, la miglioriamo subito al massimo. Ok, qua al massimo. No, peccato che non gli è entrato nel suo range. Sei stato molto più felice. Dato il range del mago, cioè così sarebbe molto rotto. Perché prenderebbe chi vuole. Prenderebbe chi vuole proprio, chi vuole. Migliorerei come si chiama la loro sparatoria, tutti. 150. No, a lei non gli avevo fatto, vabbè. Vedete, cioè guardate, hanno preso un dottore e l'hanno distrutto. Cioè guardate quanti danni stanno facendo. A parte che stanno arrivando troppo in matricola. Però stanno arrivando ad uno, quindi non è un problema abbastanza grande. Però ragazzi, in centro proprio stanno crivellando. Dottore è morto, il selvatico è morto. Cioè li stanno distruggendo, vedete Assassin's Guild. Mettiamo i soldi, guardate. Questa dovrebbe essere la missione. Allora, a parte che non li hanno presi, però vabbè. Allora io avevo detto in un video che questi qua c'è la probabilità che esca Ezio e gli altri. Intanto un altro achievement ci è arrivato, molto buono. Allora tra gli assassini c'è la probabilità che esca Ezio, Altair e Desmond. Che è molto raro.
Secondo, abbiamo vinto. Terzo, 176 di gemme. Molto buono, molto buono. Buonissimo, buonissimo. Allora, in questo livello vi dovrei expare Alaric. Io sono andato a mettere tutto sulla spada. E con schiena sull'armatura un punto. E anche sul cuore. Sul cuore, in senso alla vita. Infatti mi ha aumentato la vita di tanto. Che va bene, è molto buono. Mentre con queste tre stelline andrei a metterle sulle frecce. Signori, io concluderei qua. Vi do appuntamento la prossima volta. E ciao.